Al signor Saverino Damis, 37 anni di miniera, vorremmo chiedere quali erano le condizioni di vita e di lavoro all'epoca. Dunque, alla vista nostra, partendo la mattina alle 4:00, 4:30, scendevamo in miniera, con quei, tante volte con quei burrasche, trone, maltempo, nevica, arrivavamo pieni di acqua in quella miniera, andavamo a basso, ci spogliavamo per andare a trasporto, a destinazione, a dove veniva il sorvegliante, chiamava il numero d'appello dei candieri, chi andava a Sandri, chi andava a Castorini, chi andava a Magliani, chi andava a San Leonardo, al traforo Mussolini, e tante eccetera eccetera, e si faceva il condalaggio 32 quintali, 33 quintali, più lontano era, meglio per noi era, più vicino era e più brutto era per noi. Quindi lei era un cottimista in pratica? Cottimista perché si buscava qualche cosa. E allora uno si faceva sacrificio per portare la santa giornata a casa. E parecchie volte quando pioveva e nevicava a lungo, mi diceva mia mamma, non scendo con questo tempo maledetto che sta facendo. Io dicevo, no, scendo che vado a guadagnare la mia santa giornata per dare aiuto sia a te e sia per me. E dopo ci andavamo a basso, finivamo il condalaggio, dopo il condalaggio andavamo allo spogliatore e ci rivestivamo, dopo ci rivestivamo cominciavamo quel pezzo di pane che rimaneva e dopo cominciavamo a salire per la scala piano piano, ci davano il numero del biglietto di quello che aveva fatto il condalaggio, uscivamo al portone, era Gianni Sandriani che ci leggeva il numero di quelli che potevano uscire fuori, quelli che facevano i 32 quintali uscivano fuori, quelle che non lo facevano rimanevano chiuse dentro in quella umidità brutta che anche loro erano costa loro, che non avevano la possibilità di fare perché non avevano il fisico loro come le facevamo noi. Quindi in pratica lei in una giornata doveva trasportare 32 quintali 32, di sale 33. E dopo era brutta perché quando era il transito vicino facevamo 30 viaggi, cioè lontano facevamo 30 viaggi, che più lontano era, più si andava all'avanzo, per ogni 200 metri, era un quintale ogni 50 kg. Invece certe volte andavamo a 30 metri, avevano fatto 150 viaggi, 140 viaggi per fare i 32 quintali, per arrivare ai 32 quintali. Ho capito, a seconda del percorso era più difficoltoso riuscire a fare i 32 quintali, perché i viaggi erano maggiori. Senta, in pratica qual era il suo lavoro? Cioè lei prendeva questi blocchi di sale e li metteva, ecco, descriva. Noi avevamo il sacco di terra di bastimento e avevamo una paletta chiamata palle in mano che si aiutava. Fra mano e cose riempivamo il sacco di terra di bastimento. Quando erano 45 kg che erano, si alzava il caricatore, ci alzava sulla spalla e ci metteva un'altra pietra di 20, 30 kg metteva sopra il sacco per camminare, andavamo al peso. E dopo che andavamo al peso caricavamo o il carreggio o i granai. Senta, questa opera di trasporto del sale è durato per tutta la permanenza sua in miniera oppure ha avuto altre mansioni? No, ho avuto la mansione dopo ho trasportato tanto, ho avuto tante mansioni che sono salite sopra perché non mi sentivo un po' bene con mal di testa e sono venuto a lavorare all'esterno fuori. E se no dopo ho fatto anche l'altro estremo in miniera che ho fatto 14 anni con i minatori. Ecco, minatori. In che cosa consisteva esattamente? I minatori prima lavoravano in due, farotrice a mano e si facevano 28 fori, mandando a mano 28 fori in due, a solo 14 fori. Ecco, cioè consisteva nel praticare questi fori e poi mettere le mine dentro per farle esplodere. Venivano i polveristi e portavano la mina, allora noi caricavamo e prima si caricava anche con la polvere, siamo lì che si caricava il stecco di polvere, ci intaccavano e dopo l'orario che era, li mettevamo a fuoco, perché quando l'orario, vedete, prima suonava, quando non erano questi mezzi e cose, suonava la tromba a passo, suonava la tromba. E allora mi davano fuoco, dopo con le mani marmande, dopo il disagio che facevamo noi, che camminavo, scendere a basso, camminare, erano i lumi a olio, e ci piangevano gli occhi, sopra, sputavamo del nero, man per mano hanno messo i lumi a gas, per ogni 10 metri mettevano i trasportatori per dare lume, ma il lume a olio non faceva lume, dopo era sufficiente. Non era sufficiente, dopo hanno messo i lumi a gas, e ogni 10-15 metri, come nel transito, certe volte volevano 20 lumi, 25 lumi, 14 lumi, come nel transito per portare il sale nei granai. Senta, e quando lei faceva, tornando al discorso del trasporto del sale a spalla, non faceva i famosi gradini, eccetera, aveva difficoltà perché mi pare i sopracieli erano bassi? Erano dei candieri che erano bassi, allora bisogna corrarsi
si lanciasse col piede avanti per passare per non toccare il cielo sopra, toccava la massa di sale, il pietra di sale che era sopra il sacco, e allora si passava. Dopo le gradine che si trovavano in passi verso Castorini, che erano due o tre gradini che ti facevano spavente a alzare, che divide, e saliva, e pigliamo i turni che facevo. Una squadra partiva da Castorini e portava, veniva fino a Sandri, da Sandri veniva a Speranza Terzi, da Speranza Terzi andava fino a Minoletta, da Minoletta... Questi erano in pratica i vari cantieri, giù, sì. Veniva da Minoletta perché si aveva rotto l'ascensore, era guasto dell'ascensore, e portavano il sale nei magazzini qui. L'altra la pigliava a Minoletta e veniva fuori a scaricare il sale. Sì. A quattro turni facevano. Dopo dei compagni probabilmente che non si sentivano a fare il quintalaggio, ossia io, ossia Debon, so che sia, aiutavamo, ci facevamo due o tre viaggi per recuperare il quintalaggio che ci mancava. E ci aiutavamo un covaggio. Quindi c'erano anche dei tratti in cui i gradini erano talmente alti che i trasportatori rischiavano. Va bene, perché i gradini vengono formati di blocchi di sale. Facendo di blocco si facevano i granati, erano quei muratori, quei vecchi che li facevano alti, i baloni, che tu col peso di 60 kg si sentivano molto le muscolature dei piedi, era difficoltà di salire, perché quando scendeva, ma dopo era difficoltà. Quando andavamo al candiere a virginità, mancava l'ossigeno, e sudavamo dei sodori che erano pericolosi, quando scendeva svenendo a gradinata a forma di chiocciola, che si scendeva e si girava con la testa, andavano a basso, e allora quello era il più candele faticoso che abbiamo avuto sugli altri, che mancava. Dopo hanno cominciato a fare sbocchi, nuovo sbocco qua, nuovo sbocco, i tre nuovi sbocchi, allora entrava l'aria. Ecco, ha consentito un maggiore areaggio. Si sentiva l'aria come il vanno, si andava che eravamo fuori, anche certe volte quando fermavamo sentivamo del freddo e trovavamo qualche cosa per stare un po' più caldo. Perché in pratica la maggiore difficoltà consisteva in questo, in quanto il Pozzo Bellavita serviva esclusivamente all'estrazione del sale, per tirare su il sale, sì. Mentre gli operai, quando salivano, erano costretti a fare i 2000 gradini a piedi. Anche di più, perché andavano di più, perché noi non potevamo salire con l'ascensore, certo. Scendevano solo qualche capo a capo, quelli lori. Allora i lori, quelli che mangiavano dall'ascensore, che mettevano i carrelli, loro il diritto... Gli addetti al trasporto. Salivano con l'ascensore, sì. Ma noi no, tutto a piedi. O eri stanco, o com'era, o eri si zoppo. Anche se davanti facevo male ai piedi, era proibito di salire con l'ascensore. Sì. Senta, e una volta finito il lavoro, dopo, voi in paese vi recavate a piedi pure, no? Tutto a piedi. Stanchi come uscivamo qua. Quando uscivamo dal portone, quindi non potevamo guardare il sole, perché eravamo già a basse 6 o 7 ore. Perché eravate abituati al buio. Si proibiva agli occhi di guardare. E dopo salivano bello con la strada, con noi da posto, con tutti gli amici, e dicevano qualche bazzelletto, questi, ecco, e sì. Si mettevano a ridere. Ecco, qualche aneddoto che si racconta sui... Alla sera dopo uscivamo con i compagni, facevamo un trasetto, bevevamo qualche bicchiere di vino, in domani alla stessa carriera, alla stessa strada. Invece... Quello era il lavoro nostro, sì. Non è che ci cambiavano. Quando uno ne si sentiva bene, dicevano o col sacco o a casa. Perché in pratica non era un salario fisso, era a giornata, cioè se voi lavoravate noi venivate... Noi prima eravamo giornalieri, dopo siamo passati a Tombarani e diverse, perché loro che guadagnavano erano gli affettivi. Certo, appunto. Si guadagnava. Lei era un avventizio. No, prima era così, dopo hanno passato a Tombarani noi, prima era avventizio, eravamo così, che dopo io sono partito sono andato militare di leva. E sono andata, dopo di leva mi sono congedato nel 35, sono stato chiamato per la segenza AO, Africa Orientale. Dopo che sono andato in Africa Orientale ho andato di nuovo al trasporto. Quindi lei ha ripreso, nonostante poi la guerra, i sacrifici, a fare di nuovo il trasportatore. Nel 42 sono stato richiamato di nuovo e mi hanno portato al 12° reggimento di cavalleria Pordenone. A Pordenone sono stato là, mi hanno preso prigioniere e mi hanno portato in Germania. E mi hanno portato 11° campo B, Fallenboster. Di lì sono ritornato di nuovo dopo 5 anni, sono ritornato cosa nel 45. Ha ripreso il lavoro. Ho preso il lavoro a Cotime per biscare qualche cosa, perché era molto. E questo le fa onore, indubbiamente. Sì, ecco. Senta, poi da quell'epoca, dopo la Seconda Guerra Mondiale, mi pare che il trasporto avveniva con pullman da qui, dallo stabilimento prima in paese. Dal 48 hanno messo i cambi, venivano i cambi qui, e li pagavamo se sono i cambi di guerra. Sì. Tutto in materia di guerra, ci mettevano ci portavano la guerra. Dopo in Mandanoni con i sindacati abbiamo avuto il PUM e non pagavamo più niente, ci portavano. Ma se non altro non facevate a piedi questo percorso dopo un lavoro? Anche per spalegnare quei grandi temporali, quei nevicati,
chi aveva le scarpe di quei tempi, chi non l'aveva, perché bisogna dire, arrivava qua, dove ti facevano la pelle per andare a basso, a spogliarsi, quella, la più brutta era quella là. Comunque, mi sembra che la descrizione che ha dato il signor Saverino Damis sia molto formativa anche per le coscienze dei giovani che ascolteranno questa trasmissione. Ecco, perché oggi come oggi, i giovani vanno bene, perché i giovani di oggi sanno tutto, perché oggi vogliono qualcosa, hanno tolto quel trasporto che era terribile, carnefice, e dopo mettevano in sale le descrizioni che lei ha fatto. Le cindole e portavano sui carrelli, non era più col sacco. Magari proseguiamo dopo col signor De Bonis. Grazie. Erano naturalmente i soli a pagare questa situazione e la provvidenza divina veniva considerata di fatto l'unica arma contro eventuali pericoli. Non a caso, provvidenza 1, provvidenza 2, speranza 1, speranza 2 erano i nomi con i quali gli operai indicavano le gallerie nuove.